diciamo che siamo alla 23esima, abbiamo saltato il 2020, la manifestazione è iniziata nel 1999, quindi siamo alla 23esima, come ho detto. Beh sì, questa Coloratissimo Autunno è una delle fiere più importanti, devo dire, a livello comunale, a livello fossanese, ma a livello di territorio, parlo anche della provincia, anche perché il settore agricolo è un settore sempre penalizzato, costi che ovviamente stanno passando i valori di mercato, quindi devo dire che stanno veramente tribolando. Però noi come amministrazione vogliamo appunto rendere sempre viva l'agricoltura, che è un settore trainante a livello comunale, oltre all'artigianato, il commercio, l'industria, però l'agricoltura devo dire che la fa da padrone. Io devo ringraziare ovviamente tutti i nostri sponsor, in primis la Cassa del Risparmio di Fossano, che è sempre vicina al territorio, investe diciamo quello che incassano, riescono a investirlo proprio sul territorio. Ovviamente oltre alla Cassa di Risparmio ci sarà l'ADL, la Regione Piemonte, avremo dei partner molto importanti a partire da Slow Food, Campagna Amica, la Coldiretti che la fa da padrona ovviamente nel settore agricolo a livello fossanese, abbiamo l'ASCOM e poi abbiamo la nostra Proloco, la Proloco Romanesio che fa parte delle 15 frazioni, raccoglie le 15 frazioni, quindi devo dire che raccoglie tutta l'agricoltura in generale e in tutti i settori. Quindi devo dire che quest'anno sarà una fiera importante, ci saranno delle grosse novità, tutte le Proloco ovviamente si muoveranno all'interno del perimetro fieristico proprio per far assaggiare le prelibatezze autunnali di questo momento. E quindi l'inaugurazione sarà alle ore 15, quest'anno ci sono molte novità, questa amministrazione si tiene particolarmente a questo settore, il settore dell'agricoltura, come tutti gli altri settori economici, ma in questo caso abbiamo veramente puntato molto su questa manifestazione, potenziandola in alcuni aspetti. Quindi ci sarà, dopo l'inaugurazione, ecco, ci sarà questo percorso esposizione dei produttori ortofrutticoli del nostro territorio, quindi tanti colori, tanti profumi e con la possibilità anche di acquistare questi prodotti. Quindi frutta, verdura, tantissima, bellissima, e questo è il risultato dei nostri Sì, siamo sempre presenti ormai da diversi anni. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la fiducia che ripone in noi. Quest'anno, come già fatto in passato, ma sarà sempre più grande, sempre più bello, ci sarà realizzeremo un grande orto didattico dove si potrà camminare all'interno, i ragazzi potranno camminare all'interno e alla fine del percorso, se lo desiderano, ritirare un piccolo omaggio, con i prodotti del territorio. Esatto, esattamente. È una manifestazione importantissima. Noi da sempre abbiamo l'onore di collaborare perché riteniamo possa avere una ricaduta sulle aziende, ma soprattutto sul territorio, sui consumatori, importantissima. Il poter vedere i prodotti, poter sentire, magari colloquiare con gli agricoltori, colloquiare con coloro che tutti i giorni sono a contatto con i prodotti, i consumatori, è veramente importante. Soprattutto perché riusciamo una volta di più a far presente quello che è il problema del cibo sintetico. Noi questa cosa qua non va giù, non ci va giù, non è una cosa che piace perché non è una cosa naturale. Noi ovviamente abbiamo necessità che il territorio possa dare quello che ha sempre dato e gli agricoltori possano ricevere quello che hanno sempre ricevuto. Per questo cercheremo sempre di dare evidenza e dare importanza a quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre particolarità.